Oggi è sabato 19 novembre. Come vi avevo anticipato su Instagram, Tocco Clock, seguiteci anche lì. Siamo stati invitati all'evento di Bulgari dove si parlerà di Octofinissimo. Quindi prepariamoci e andiamo a leggere. Il sole è tramontato, sono in studio, prendo l'attrezzatura, mi sono preparato e corriamo da Bulgari. L'evento peraltro è in un posto veramente molto bello, un posto fighissimo. Questo è il faro, il microfono, via. Un posto veramente figo a Lecce, nel centro storico, e dedicato proprio a questo evento. Sarà un evento dedicato all'Octofinissimo in particolare, quindi ci sarà praticamente tutta la spiegazione, tutto un excursus storico sul modello, insomma, di sicuro ci sarà da divertirsi. E naturalmente abbiamo avuto l'occasione di chiedere a Bulgari se potessimo realizzare questo vlog in questo evento molto speciale e sono stati contentissimi di invitarci, quindi insomma, adesso andiamo, vediamo un po' di che si tratta. Siamo arrivati a Lecce, città del barocco, città fantastica che vi consiglio assolutamente di visitare. Sto facendo un giro, fra qualche minuto andiamo da Bulgari in questo posto davvero speciale, non vedo l'ora di farvelo vedere. Come vi anticipavo, si parlerà di Octofinissimo naturalmente, di quella anche che è stata un po' l'evoluzione storica di questo modello, anche a seguito dell'acquisizione dei brevetti, dei disegni, del know-how di Geralgenta, come abbiamo detto più volte nei nostri video. Insomma, un evento a tutto tondo attorno a un modello che ha già fatto la storia della Maison e che naturalmente la proietta nell'alta orologeria, anche con dei record, come sappiamo, molto molto importanti, come per esempio l'automatico più sottile al mondo. Noi non abbiamo inventato l'ultrapiatto, era presidiato da alcuni brand specializzati in quest'area, ma dopo Finissimo tanti altri competitor sono entrati in questo segmento, il che somiglia un po' a aver determinato, aver creato un nuovo trend di cui siamo estremamente orgogliosi. Questo è un prototipo, quindi fondamentalmente state guardando qualcosa che non è neanche venduto. Questo è il nostro Octofinissimo Skeleton, lo vedete, movimento Skeleton, 8 giorni. Quindi la caratteristica è, dopo una serie di orologi record del mondo, il tourbillon più sottile, la ripetizione in minuti più sottile, eccetera, eccetera, adesso siamo andati a lavorare su una configurazione che esisteva già nella nostra gamma Finissimo
finissimo ultrapiatto con movimento skeleton, che nella versione originale, diciamo nella prima versione, aveva uno spessore di 2,2 mm e 55 ore di riserva di carica. Adesso siamo passati a 8 giorni. Su movimento ultrapiatto, quindi capiamo che qui siamo veramente ai vertici di quello che è l'alta orologeria dal punto di vista funzionale e tecnico. Funzioni che sono appunto gestite da una ruota a colonne, che qualcuno di voi magari conosce, altri non conoscono. La ruota a colonne è il sistema di distribuzione tipico di tutti quanti i cronografi integrati, e si chiama così proprio perché è formata invece che da denti, da piccole colonne. La particolarità di questo incredibile cronografo monopulsante tourbillon è che ha due ruote a colonne, una dedicata al cronografo e una invece dedicata alla regolazione dell'ora. Facciamo adesso un'altra azione, facciamo lo stop, quindi vedete come si sposta leggermente il pignone mobile. Il pignone si è spostato. E facciamo e il reset. E questo è tornato indietro. Ancora una volta, start. Stop. Reset. Le note consecutive ripetute tante volte quanti sono i quarti, più una nota individuale per ogni minuto dall'ultimo quarto. Lo facciamo due volte perché così diviene anche più facile contare e diciamo capire il meccanismo, il sistema. Diciamo che è un po' alternativo rispetto al resto della gamma. Questo è forse uno dei pochi prodotti che noi abbiamo che è veramente classico come concezione, come materiali, come forma. Il rotore periferico purtroppo ci costringe a allargare la cassa da 40 a 42 mm, perché per noi finissimo a uno standard di 40, quindi sì. La nostra misura ideale è 40, però insomma ci sono dei modelli sui quali, diciamo, anche per avere un'alternativa, no? Poi perché sono abituato anche ad orologi piccoli, porto anche degli eleganti da 32. E beh, quindi è anche una questione, ognuno ha i suoi standard. Sì, però il finissimo mi piace troppo, quindi in qualche modo volevo cercare di farmelo andare. Questa costruzione è completamente trasparente. Poi la parte laterale della cassa, questa è una versione, diciamo, gioiello, nella quale abbiamo diamanti sulla lunetta, diamanti sulle anse e lapislazzuli che è stato inserito tra la lunetta e il fondello, e quindi crea questo elemento decorativo di oro rosa e blu. Come sta andando Alessandro? Bene, benissimo. Sto sì, al parco giochi proprio. Quindi in questi inserti qua vanno dentro le colonne che agganciano la lunetta col fondello. Altra grande dimostrazione della grande competenza e grande tecnica di Bulgari è proprio la costruzione di questa cassa, la cui carrure, come potete vedere, è realizzata da una fetta di carotaggio di elemento in zaffiro, che in pratica va a creare la struttura di tutta la cassa dell'orologio su cui poi verrà realizzata la parte in materiale prezioso. Nonostante tutto, dà una riserva di carica di 64 ore, che è interessante, qui c'è l'indicatore riserva di carica, ed è un bel oggetto. Qui noi abbiamo questi tre braccia che sostengono la gabbia del tourbillon, che sono appoggiati su una grande ruota esterna. La gabbia del tourbillon gira con un sistema di cuscinetti a sfera, quindi
Normalmente in un orologio, in un tourbillon normale, noi abbiamo il bilanciere che gira intorno all'asse centrale. Qui è interessantissimo perché è diverso da qualsiasi altro calendario perpetuo. Allora, intanto è di gran lunga più sottile di qualsiasi altro calendario perpetuo. L'unico che ci si avvicina, quel movimento è 2,75, l'unico che ci si avvicina è quello di Audemars Piguet, che è a 2,89, gli altri sono tutti sopra i 3 mm. La cosa interessante è il concetto di lettura del tempo. Resistenza all'acqua, che è una cosa straordinaria per una ripetizione minuti. Oh, frontalmente, allora, cassa in titanio, bracciale in titanio, cinturino in alligatore con rivestimento di gomma, di poliuretano, e il quadrante è, gli indici sono tagliati, quindi invece di avere gli indici applicati come nella maggior parte degli orologi, qui li abbiamo tagliati perché? Perché serve a migliorare la trasmissione del suono. Allora, ovviamente, come intensità e potenza del suono non è comparabile con quello che abbiamo sentito prima. Ciò nonostante, pronto? Vado, eh? Modello trasversale uomo-donna. Nei mercati orientali lo vendiamo da uomo, nei mercati certo. Occidentali lo vendiamo da donna. L'evento è finito, è stato bellissimo ed interessantissimo, sono un po' provato perché il tempo è terribile ed è stato veramente molto molto complicato star dietro a tutti quegli orologi che ci passavano dietro, ma sono tornato in studio necessariamente perché c'è una Wamofty. Un bellissimo omaggio per quello che è stato un evento davvero bellissimo, interessantissimo, e per il quale ringraziamo Mario Mossa, gioiellieri, per averci dato questa opportunità. Ci vediamo in un prossimo video qui su Tok.